Que me distrae, que loco me trae. La tratan de trepa porque vive con su amiguita en el depa. Epa. Así no es la vuelta y siempre está arriba, cualquiera no trepa. Me gusta todo de ti, me gustas tú. Me gusta cómo me hablas y tu actitud. Me gusta cómo se te ve los tatu. Y cuando fumas te chinas como Kung Fu. Me gusta todo de ti, me gustas tú. Me gusta cómo me hablas y tu actitud. Me gusta cómo se te ve los tatu. Y cuando fumas te chinas como Kung Fu. Estaba puesta pa' él, pero nunca tuvo pa' ella. Se enamoró muy rápido, y así que uno se estrella. Ahora. Ciao e benvenuta. Se sei qui è perché o hai lasciato la tua email, o hai partecipato al The Hills Event, o hai partecipato ad uno dei nostri eventi baciatofusion.it. Oggi sono qui perché, come promesso, perché appunto mi piace mantenere le promesse, ti regalerò una lezione, una sequenza dove andremo a toccare anche degli argomenti molto importanti. Argomenti come la sensualità, l'autostima, argomenti che andremo a trattare al The Hills Event, l'evento che si terrà dal 27 al 29 di maggio in una delle discoteche più prestigiose di Milano, nonché Zoo Club, organizzato direttamente da me. Un evento pensato dalle donne e creato per le donne a 360 gradi. Ok, allora iniziamo subito con la prima parte del nostro pasitos. Te lo faccio vedere prima di spalle e poi anche di fronte, in modo tale che puoi collegare le braccia. Allora, iniziamo con il destro donna, quindi il nostro uno sarà appunto il destro. Il primo movimento è un movimento sul posto basico, dove andiamo a muovere prevalentemente solo il bacino, unendo bacino, dissociazione tra bacino e spalle. Quindi sul posto andiamo a fare mezza base, partendo con l'uno, e faremo 1, 2, 3 e 4. Ovviamente cosa andiamo a fare? Andiamo ad effettuare il movimento delle nostre braccia, disegnando appunto dei cerchi. Ok, intanto il nostro bacino disegnerà sempre un 8. Unito quindi al nostro movimento del bacino che disegna un 8, andiamo a unire le braccia, ma non solo le braccia, anche il movimento delle spalle, che disegnano sempre dei movimenti circolari. Se vuoi approfondire questi concetti, nonché dissociazione fra bacino, spalle, braccia, comunque come armonizzare sempre di più questi movimenti, potrai trovare maggiori approfondimenti su fusionlady.it o comunque sul portale baciatafusion.it, dove ci sono tutti i nostri percorsi. Ma ora non perdiamo altro tempo, ritorniamo al nostro pasitos. Quindi, dopo aver effettuato una base sul posto, mezza base, 1, 2, 3, 4, solo le gambe cosa fanno? Vado a scaricare il mio peso sulla sinistra, disegnando una mezzaluna da sinistra a destra con il bacino. 5, 6, al 7, 8 chiudo. Le braccia che cosa fanno? Venendo da una base, ci troviamo con il destro alla mia destra e la sinistra piegata in avanti. Si vanno a posare sul fianco e quindi faremo 5, 6, 7, 8, lascio. Di fronte sarà 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, chiudo 8. Mi raccomando, il movimento del bacino va da sinistra, dietro, destra, chiudo. Una volta arrivati qui, cosa andiamo a fare? Andiamo a fare un'altra mezza base, 1, 2, 3, 4, per poi prepararci ad andare verso il basso, aprendo la sinistra al 5, vado giù 6, 7 su 8. Quindi che cosa ho fatto? Scarico il peso, sono con il peso centrale, vado giù, scambio le gambe, appoggio la mano sinistra sul pavimento, tirandomi su, e vado su, chiudendo. Le braccia che cosa fanno? Faranno all'otto, si prepareranno direttamente così, quindi abbiamo fatto bacino, pam pam pam, preparo e facciamo, chiudo le braccia mentre faccio mezza base, 1, 2, 3 e 4. Quindi cosa faccio? Ho incrociato le braccia verso l'alto, vado su con la testa e scendo giù direttamente. Ripetiamolo, quindi da qui, 1, 2, 3, guardo su al 4, scendo al 5, cambio il braccio al 6, vado giù 7, 8, chiudo. Che me distrae, che non come trae. La tratan de cepa perché vive con sua amiguita nel depa. Epa. Así no es la vuelta y siempre está arriba, cualquiera no trepa. Me gusta todo de ti, me gusta esto. Me gusta cómo me habla y tu actitud. Me gusta cómo se te ve los tatu. Y cuando fuma te achina como...